amici, buongiorno. Siamo nella sede della Baschiera dei Pellagri, analizziamo un nuovo argomento. L'argomento di oggi sono le cartucce dispersanti. Una categoria di cartucce molto peculiare, molto particolare, queste munizioni, che si utilizzano in una situazione ben precisa. È inutile stare a descriverla, però la rammentiamo magari a quelli nuovi che non hanno una conoscenza approfondita della balistica. Ci sono a volte delle situazioni in cui dobbiamo sparare a distanza ravvicinata e non abbiamo necessariamente una canna corta e molto aperta, che è l'ideale per sparare sulle brevi distanze. Brevi distanze vuol dire, diciamo, dai 14 ai 18-20 metri, dove quindi una cartuccia normale tenderebbe a fare una rosata troppo stretta e a mancare o distruggere inutilmente la preda. Abbiamo delle cartucce che vengono appunto definite dispersanti o con dispersore, che creano anticipatamente in un modo artificioso un'apertura della rosata, in modo da avere la rosata ottimale non a 30 metri come avviene solitamente con canne e cartucce normali, ma sui 18-20 metri. Sono utilissime per quelle cacce in cui capita di sparare vicino, quindi molto sinteticamente possiamo pensare ad esempio alla caccia col cane, alle quaglie, al fagiano, alla caccia nel bosco in cui l'ambiente è molto ristretto, alla beccaccia, che è probabilmente l'esempio più lampante di utilizzo delle cartucce dispersanti. Possono servire anche in altre cacce, ad esempio in quelle cacce a capanno in cui la prima fucilata da un tiratore molto veloce viene sparata su distanze veramente brevi, in condizioni in cui magari la selvaggina si è avvicinata tanto perché ha creduto molto a un gioco efficace, quindi spariamo sui 15-18 metri di primo colpo. Ecco, in prima canna la cartuccia dispersante in questi casi ci dà un aiuto fondamentale. Come baschieri abbiamo approntato un discreto numero di cartucce dispersanti perché ci siamo focalizzati su una cartuccia a media grammatura e su una cartuccia un pochino più pesante, che sono l'MB dispersante con 33 grammi di pallini e la F2 short range, che è una cartuccia a 36 grammi corazzata con una valenza balistica decisamente più alta e con comunque un efficace effetto di rosata generosa sulle medie distanze. L'F2 short range l'abbiamo preparata anche in calibro 16 e in calibro 20 per aiutare anche tutte quelle persone che hanno la passione di un calibro diverso dal calibro ubiquitario, che è il 12. Analizziamole un pochino alla volta per fare un quadro di questa situazione che, ripeto, è legata a una cartuccia particolarmente interessante ma non molto conosciuta. Allora, la cartuccia dispersante come funziona? Perché apre la rosata anticipatamente rispetto a una cartuccia normale? Diciamo che l'elemento che aiuta l'apertura anticipata della rosata è, nel nostro caso, sempre una crociera interna allo sciame, alla colonna dei pallini, che la divide, favorisce l'ingresso dell'aria all'interno dello sciame dei pallini in traiettoria e quindi crea molto efficacemente un effetto di apertura forzata della massa dei pallini in volo. La rosata sarà già efficace a seconda delle canne impiegate, che hanno comunque un valore diverso da quello abituale, ma non dobbiamo perdere di vista il fatto che una canna molto aperta e una canna strozzata daranno risultati proporzionati al loro grado di strozzatura. Una canna cilindrica, ad esempio, con una cartuccia dispersante di buona qualità, già a 15 metri, dà una rosata di 60-70 cm. Non distruggiamo più nessuna preda, è abbastanza facile colpirla perché abbiamo chiaramente un margine e una tolleranza molto ampia. Torniamo alla descrizione delle nostre cartucce. MB dispersante, una 33 grammi in calibro 12, cartuccia non pesante, quindi una cartuccia con un rinculo modesto, molto efficace perché è dotata di una buonissima velocità iniziale, una velocità adatta ad animare i pallini con una sufficiente energia, anche dovessimo sparare qualche metro più lontano della distanza classica delle dispersanti, che produciamo con pallini che vanno dal 6 al 9, quindi si sposa egregiamente tutte le esigenze che vanno dal fagiano, piombo 6-7, diciamo alla quaglia, piombo 9, alla beccaccia, piombo 7-8. Cartuccia molto adatta anche nei fucili basculanti, perché avendo un rinculo leggermente inferiore permette una buonissima stabilità, soprattutto dopo il primo colpo, e quindi una seconda canna molto veloce e molto efficace. L'F2 short range. L'F2 short range è una cartuccia invece corazzata con un'efficienza decisamente superiore. La possiamo utilizzare in fucili un pochino più pesanti, ma soprattutto la possiamo utilizzare in quelle cacce verso la fine della stagione in cui c'è bisogno di una cartuccia che non lascia spazio delle mezze misure. Abbiamo bisogno di certezze, di una cartuccia di alta qualità, degna del nome Baschiere Pellagri, che dia un risultato certo. Ecco, l'F2 short range è questa. Abbiamo una cartuccia con un rotondo, un bossolo corazzato, 36 grammi di pallini, una borra dispersante, che in una canna media strozzatura, diciamo una 4-3 stelle, già a 15-18 metri da delle rosate perfettamente sfruttabili. Una cartuccia perfettamente adatta a sparare un fagiano
o a una beccaccia che scivolano, diciamo, tra i 15 e i 20 metri. Veramente efficace, l'abbiamo preparato, l'abbiamo messo a punto, finché non abbiamo raggiunto questo risultato che era il nostro obiettivo. Abbiamo fatto la stessa cartuccia anche in calibro 16 e in calibro 20, perché negli ultimi anni, come tutti sapete, questi due calibri sono diventati molto diffusi, molto apprezzati e ci sono tante persone che li vogliono utilizzare anche nelle cacce importanti. Abbiamo fatto un calibro 16 sempre con orlo tondo, con bora dispersante, con 31 grammi di pallini, quindi una cartuccia, diciamo, sostenuta, che permette di essere utilizzata un po' in tutte le armi, non è proibitiva neanche per fucili basculanti, due canne giusto apposte o sovrapposte, perché il rinculo non è così violento. Molto efficace, sui fagiani è veramente micidiale, sulla beccaccia ha dato prova di un'efficienza strepitosa. Diciamo che il calibro 16 dispersante con 31 grammi sulle quaglie è un po' una forzatura, però ci sta anche in questo caso. Il calibro 20 abbiamo voluto farlo con 32 grammi di pallini. Perché? Perché moltissimi ci chiederanno perché una grammatura da Baby Magnum e una cartuccia calibro 20. Intanto perché il 20 già di suo tende a dare una rarefazione della rosata e quindi una cartuccia dispersante, se ben realizzata, corre il rischio di fare delle rosate troppo aperte. Come si compensa questo discorso? Si compensa con una quantità di pallini più alta. La rosata verrà comunque saturata grazie al numero elevato di proiettili e quindi anche in un tiro un po' forzato, perché non sempre la selvaggina si alza tra i 15 e i 20 metri, può capitare di avere dispersante in prima canna e di dover sparare a 25 metri. Ecco, in questo caso il calibro cadetto con 32 grammi di pallini svolge il suo compito in un modo egregio e di risulta micidiale e perfettamente efficace anche qualche metro più lontano. Il calibro 12, mi ero dimenticato di dirlo prima, noi l'abbiamo creato con una gamma di pallini molto larga, una forbice abbastanza aperta, dal 6,5, perfetto per il fagiano, perfetto anche per le starne eventualmente, fino al 9,5, quindi un pallino molto adatto anche per selvaggina relativamente piccola. Diciamo, la beccaccia in bosco molto folto, dove il 9,5 può sembrare piccolo, ma in realtà è un pallino che in mezzo al fogliame e ai rami permette di tessere tutti i buchi che ci sono e passare comunque attraverso una paratia di materiale vegetale. Scalando abbiamo l'8,5 e il 7,5 che comunque compensano tutte le esigenze a cui noi vogliamo dedicare questa cartuccia. Calibro 16 ha una numerazione di pallini che va dal 7 al 9, quindi anche questo ci aiuta sia dal fagiano fino alla beccaccia, eventualmente anche alla quaglia per chi la volesse utilizzare, e il calibro 20 dal 6 al 9, quindi allo stesso modo dal fagiano fino alla beccaccia oppure alla quaglia. Queste sono le nostre dispersanti, le abbiamo già messe a punto da qualche anno, sono estremamente efficaci. Sottolineo un ultimo aspetto, l'F2 Short Range è una cartuccia potente che non perde assolutamente niente neanche con la stagione fredda e con la stagione umida, per cui anche in pieno clima invernale avremo sicuramente una cartuccia di rendimento certo e assolutamente sicuro, con la micidialità classica che contraddistingue da sempre tutte le cartucce per chi è dell'aria. Ragazzi, arrivederci.